iniziamo di ballo qui. Buonasera, Claudio, partita che non è stata in discussione, dopo 8 minuti la Roma è in vantaggio 2-0, il quarto posto per una sera, in attesa dei risultati di domani, di dopodomani. Ma a me ha colpito una frase che hai detto pochi istanti fa in televisione, perché hai detto: se arrivasse Antonio Conte io sarei contento. È una frase che dimostra la tua signorilità anche in un momento in cui magari anche tu puoi giocarti le tue chance. Ma io non guardo a me stesso, io guardo al bene della Roma. Quando mi si parla di Antonio Conte, tanto di cappello, lo vado a prendere all'aeroporto. Domore. Sì, buonasera, mi sono qua. Volevo sapere se c'era stata un po' di pretattica da parte sua giovedì nel dire che Pastore stava migliorando, ma insomma non lo vedeva ancora titolare dal primo minuto. E soprattutto che tipo di risposta ha dato questo ragazzo? Allora, sempre faccio, non pretattica, ma non dico mai la verità. sapete sempre tutto, per cui non è che io faccio pretattica, mi fate una domanda, io rispondo, lo vedo bene, poi vediamo, non hai 90 minuti, perché un ragazzo che è stato fuori infortunato per tanto tempo, ma erano 2 settimane che lo vedevo allenarsi molto bene, gli riusciva tutto durante l'allenamento, per cui mi è sembrato doveroso, la parola giusta, metterlo. Gli ho detto: guarda, che le cose che fai te quando hai la palla le fanno pochi al mondo, perché sei un giocatore sublime. Quando hai la palla gioca come vuoi tu, quando non ce l'hai gioca come voglio io. Per cui questo connubio ha funzionato. Un ragazzo splendido, molto sensibile naturalmente, adesso sta bene e sicuramente ci potrà dare una grossa mano. Mister, abbiamo visto Kluivert lavorare finalmente anche in fase difensiva e poi essere molto furbo a sfruttare gli errori individuali, i deficit magari dell'avversario di turno. Le chiedo quanto sente suo questo lavoro, il lavoro che ha fatto Kluivert, e quanto può diventare il titolare, conoscendo anche che Sharawi dall'altra parte fa lo stesso tipo di lavoro, quindi garantisce la stessa cosa. No, ma non c'è un mio lavoro specifico, queste sono qualità che hanno questi ragazzi. Io gli chiedo sempre: ma tu all'Ajax cosa facevi? Portavi le borse o giocavi? E fammi vedere come giocavi nell'Ajax, no? Avanti, indietro, tutti compatti, tutti pronti a ripartire. Per cui piano piano sta entrando nelle caratteristiche italiane. È un giocatore sul quale conto, perché sono pochi ad avere quella velocità. Tante volte crossa la palla e i suoi compagni ancora non arrivano, per quanto è veloce. Ma va bene così, avevamo preso in serio considerazione il terzino sinistro, fosse Pellegrini, fosse Calciatore, insomma, per cui l'abbiamo chiusi bene sia sul lato destro che sul lato sinistro, perché giocando con il rombo il Cagliari sfruttava molto queste fasce esterne con i terzini. Avevamo lasciato troppi cross all'Inter l'altro sabato, per cui avevo chiesto, questa volta non voglio vedere nessun cross o pochissimi cross, perché sennò Auretti la può fare da padrone. Per cui hanno fatto un doppio lavoro, sia lui che Stefan, di attacco e difesa, hanno fatto veramente una grossa partita. Buonasera, complimenti. Abbiamo visto pochissimo questo ragazzo durante l'attuale stagione, oggi l'ha messo come ultimo cambio, parliamo di Ante Cioric. Perché secondo lei ha trovato così poco spazio, nonostante una bella esperienza precedentemente da Roma, quella di Montegabbia, in cui ha conquistato anche la nazionale, e secondo lei lo vedremo di più anche in questo ultimo partito? Ma è un ragazzo valido, ma non è facile uscire di casa e venire nel campionato italiano, dove è molto tattico. Tecnicamente è un giocatore sopraffino. L'ho premiato proprio per come si sta allenando durante la settimana. Era molto triste perché l'unica palla che ha toccato l'ha sbagliata e mi è dispiaciuto, perché insomma credo in questo ragazzo. Possiamo vederlo, è che abbiamo molti centrocampisti in quella zona. Naturalmente quando vedo che c'è la possibilità di farlo ambientare sempre di più, lo farò. Io.
Salve mister, al di là di ciò che ha fatto o non ha fatto l'avversario, abbiamo visto una Roma che ha fatto molto, ha difeso bene, ha pressato alto, ha proposto gioco. Intanto le chiedo se ci sia, visto che insomma la necessità anche di rivedere un po' i luoghi comuni a questo punto sul gioco di mister Ranieri, visto che abbiamo visto fare una Roma qualcosa che non è semplicemente giocare all'italiano, come qualcuno raccontava, se c'è un po' di rammarico nel non essere arrivato prima, quindi magari aver avuto poco tempo per lavorare con questa squadra, e poi se alla luce anche della prestazione di Pastore, che il temibile ambiente romano ha sottolineato con un bel applauso, si ritenessero un po' gli equilibri interni del centrocampo della Roma, visto anche un po' il calo fisiologico di Zaniolo. Grazie. Allora, dei luoghi comuni non mi interessa, per me è importante allenare, poi i critici è giusto che facciano il loro dovere, è giusto da parte mia capire se hanno ragione o meno e cercare di migliorarmi. Se sono più di 30 anni che sto sulle panchine significa che sono moderno anch'io, no? Nonostante i capelli e l'età, e questo per me è segno che va bene così. Per quanto riguarda la seconda domanda, che era? Gli equilibri, se sarebbe voluto venire un po' prima e poi gli equilibri del centrocampo. No, il calcio è questo, se non avessero esonerato a Fulham non sarei qui, per cui va bene così, anche quando sono venuto la prima volta, no? Ho preso la squadra a 0 punti in classifica e abbiamo mancato lo scudetto per pochissimo. Il calcio è questo, incontri quando è possibile, cerchi di fare del tuo meglio. Quello sto cercando di fare del mio meglio. Pastore, sono contento che il pubblico mi ha dedicato la standing ovation, perché i sudamericani è gente molto sensibile e quando sente il calore del pubblico dà sempre di più. Per cui questo finale di campionato io spero che lui possa darmi quello che mi ha dato oggi. Guarnieri. Una, grazie. Buonasera mister, nelle ultime 4 partite 3 volte la Roma ha realizzato il clean sheet con solo una rete subita. E quanto è importante la presenza in questo caso, oltre che dei suoi dettami tattici, di Antonio Mirante tra i palchi e del ritrovato Federico Fazzi? Allora, Antonio è un bravissimo portiere, ma credetemi anche Robin Olsen è un gran bel portiere. Purtroppo evidentemente ha sentito un pochino troppo la pressione, è stato anche un pochino sfortunato, per questo ho cambiato, ma non per demeriti suoi. È un ragazzo che io, prima che arrivasse alla Roma, lo seguivo, per cui quando la Roma l'ha acquistato ho detto, beh, certo non è alto, però è un buon portiere e può fare la sua parte. Purtroppo Roma non sempre accoglie tutti, sarà lui reagire e fare, poi per il portiere è un ruolo un pochino difficile da prendere, no? E da comprendere. Il giocatore di centrocampo, l'attaccante, sbaglia 2-3 partite, poi magari azzecca la combinazione giusta e il pubblico giustamente dice allora sei vero, sei questo. Per il portiere un pochino più difficile. L'altra era? Su Fazio. Su Fazio. Beh, quadrando la difesa, non cercando di andare a pressare alto, un giocatore molto bravo di testa, molto intelligente nella lettura della traiettoria, è logico che si ritrovi subito. Grazie. Grazie, buonasera.